Amici di montediprocito.com, salve a tutti e benvenuti a Case Vecchie, Piazza Sant'Antonio, inaugurazione della piazzetta, nuovo stile, nuovo look, parcheggi, auto, passeggiata, la fontanina nuova. Chiederemo alle persone che cosa ne pensano e cercheremo di capire se piace o non piace. Allora, nuova piazzetta, inaugurazione qui a Piazza Sant'Antonio. Com'è questa piazzetta nuova? Speciale. Che cos'è che vi piace di più? I seggiolini bisogna aspettare poco per fare una partita, una cosa. C'è un look nuovo? Una passeggiata, una nuova passeggi di macchine, un po' di tutte cose. È bella? È bella. Grazie. No. Buonasera, piazzetta nuova, come la vedete? Come la vede lui. Ah, uguale. Che cos'è che vi piace? Bellissimo, no, è bellissimo comunque. Come ha suggerito l'amico, che differenza c'è tra la piazzetta di una volta e la piazzetta di adesso? Vabbè, queste sono moderne, sono cose, idee più nuove. State bene voi, diciamo, riuscite a passeggiare, andate bene a parcheggiare, che cosa che vedete di nuovo? Ci sono meno macchine, più macchine? No, meno macchine, ed è giusto che ci sono meno macchine, perché la piazza non è fatta per sostare le macchine, giusto? Giustissimo. Vabbè. Buongiorno. Prego, buongiorno. Buonasera, anzi. Buonasera. A voi. Allora, nuova piazzetta. La piazzetta è nuova, è bella, è ristrutturata, c'è il sole. Che cos'è che vi piace? Tutto bello, tranquillo, e ci abbiamo un po' più di serietà e spero che funziona bene. E serenità? Serenità altrettante. Sì, sì. State tranquilli. Bravissimo, bravissimo. Una giocata a carte, mo quando va la facita? Ma nel circolo ce la facciamo sempre là. E poi ovviamente venite qui a chiacchierare. Capito, ma ci abbiamo un bella veduta quando le belle ragazze che passano magari le possiamo guardare, pur poi, se non lo possiamo. Poi toccare, c'è anche però. La chiesa. La chiesa sì, ma preghiamo pure a casa, può essere per questo, non c'è problema. Grazie. Prego, prego, prego. Allora, presidente del circolo di Piazza 27 Gennaio. Nuovo look alla piazza di Case Vecchie, nuovo stile, nuovo ambiente, si respira un'aria nuova. Come la vede lei? Io la vedo che è un fatto molto positivo per il paese, oltre che per Case Vecchie, ma per il paese tutto, perché questo dà lustro al paese, perché è una cosa bella che dà veramente orgoglio a tutta la cittadinanza. C'è qualche novità in più, ovviamente c'è la riduzione di posti auto, c'è un po' più di spazio per poter passeggiare. Io la vedo che c'è meno casino di prima, perché prima era tutta una cosa un po' così, e mentre adesso è una cosa più ordinata, la gente ha uno spazio da poter usufruire, e quindi la vedo tutto in modo positivo, no? Niente di negativo. È strutturata bene? È strutturata abbastanza bene, certamente tutte le cose lo sai che hanno margine di miglioramento, però questo era la migliore cosa che si potesse fare, secondo me. Grazie. Prego. Allora, piazzetta nuova, nuovo look per questa piazzetta, nuovo Piazza look. Sant'Antonio, ci voleva, no? Sì, anche io sono partecipato a questo progetto, è stato un onore e un piacere per il mio paese. Sono molto contento e ben fatto. È ben fatto, nuove cose, parcheggi, zone per poter stare seduti, per poter scambiare qualche chiacchiera. La prima cosa che è migliore è che i bambini stanno sicuri su questa piazza. Come ben vedete le macchine stanno a destra e la piazza sta a sinistra. E lei è contento ovviamente, no? Sono contento e soprattutto sono contento di dare questo contributo al mio paese, che anche lavorate e guadagnate dei soldini, che meno non fanno mai male. Soprattutto di questi tempi. Quindi chiudiamo, un aggettivo per questa piazzetta? Superba. Grazie. Prego. Buonasera. Piazzetta nuova qui a Case Vecchie. Certo, adesso lo sto vedendo. È nuova, no? C'è una. Che è nuova, non è rigenerata. Oggi c'è l'inaugurazione, ovviamente ci. Siamo venuti a vedere questi grandi posti che sono usciti. Fa piacere, dicevano pochi posti, invece ci hanno fatto molti posti a questi signori. È buono. La differenza tra la piazzetta di una volta e la piazzetta di. Una nuova generazione. Come la vede? Abbastanza carina. Posti auto ovviamente in maniera più. Quanti posti? 14 posti auto. Almeno uno può venire a fare le compre. Compre, una bella passeggiata. Niente altro, è un po' di fresco. Tutto sommato la piazzetta com'è? Ottima. Perfetto. Allora eccoci qua, un folto gruppo
di piazza qui a Casevecchio. Nuova piazza, uno alla volta. Allora, un aggettivo per questa piazzetta nuova. Un aggettivo, uno solo, non due, vai. No, veramente ci hanno messo un po' di tempo, però hanno fatto una cosa bellissima. Però adesso bisogna salvaguardare questa piazza, insomma, non bisogna abbandonare, che qui insomma, curarla. Un aggettivo per la piazzetta nuova. È una cosa bella che hanno fatto, bello, un rinnovamento che ci voleva. Ci voleva. E lei che cosa ne pensa, piazzetta nuova? Aggettivo, com'è, bello e brutto? È bellissimo, forse la bellezza Atena, a me mi mancava la fontanina. Ti piace? Sì, pure a mezzanotte vengo qua, mi faccio una cammina coppia in casa, vengo a bere e mi riscendo a casa. Perché poi lo diciamo, l'acqua di Casevecchie è tutta un'altra cosa. No, chi c'è l'acqua di Casevecchie? L'acqua che è buona, non è che vengo a casa, esco fuori, vado fuori all'11 di sera, vado a casa, poso la macchina e vengo a Casevecchie a farmi una bella bevuta d'acqua. E l'acqua c'è sempre? Sì, sempre c'è stata l'acqua. Sempre, esce sempre fuori, è bellissimo questa cosa. È pure fresca. È bello quando uno si fa una corsetta, bello qui in piazza, si rigenera. Io mi rigeno bella, io subito sono venuto a fare una bevuta d'acqua fresca. Bellissimo. Perché sei un mese che mi facevi più una bevuta. Vogliamo curare una bevuta d'acqua fresca a tutti quanti? A tutti quanti una bella bevuta d'acqua fresca, ma che l'acqua non la bevono loro, si bevono vino. Ma voi siete contenti di questa piazza, sì o no? Sì, sono contentissimo. Perché è bella. Allora lo vogliamo ribadire. Ma di seggiolini la stanno spostando poco. Sì, allora un piccolo cambiamento, si devono spostare che cosa? Le panchine. Le panchine, perché? Che troppo vicino stanno. Sì. Se uno non può avere uno. Magari se lo trova anche di fronte. Magari fanno amicizie pure, no? Ma magari anche uno. Magari anche un auspicio di pace, o no? Come un auspicio di pace, adesso auspicio di pace. Vabbè, ribadiamolo, questa piazzetta è. Bellissima. È stata fatta bene, è stata fatta bella sistemazione. Bene, vai.